Dentro, eccetera, eccetera, la. Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento della pillola, appuntamento numero 22. Cos'è la pillola? La pillola è quella che basta un poco di zucchero e la pillola va giù per la mia. Sono più veloce di una supposta. Bellissima. E la pillola, questa rubrica book blogger tutta settimanale, dovrebbe essere, ma sto pensando di trasformarla in un quindicinale. Ma forse no, dipende. Comunque, è una rubrica librosa. Io vi racconto cosa ho letto durante la settimana, cosa sto leggendo ora mentre registro la pillola, cosa leggerò una volta finito di leggere quello che sto registrando. Durante il video, ora. Va bene, e ce la possiamo fare. Ho aggiornato finalmente il mio meraviglioso quaderno del blog e ho fatto l'uscita dei miei appuntamenti librosi del 2000 e vatte la pesca, perché siamo nel 2000 e 16. Tra l'altro, il 9 febbraio escono due libri in contemporanea che mi sono segnata. Uno a ogni notte di Cat Grant, che è il secondo di una serie, che il primo l'avevo letto ed era carino, e c'era il personaggio secondario che mi era piaciuto pazzamente. Non vedevo l'ora di leggere il secondo libro. E esce il 9 febbraio. Oggi quanti ne abbiamo? Boh. A 8, quindi esce domani. E poi Le onde di velluto di Chiara Venturelli, che esce pure domani. Giornate intensissime. Allora, in tutto questo tempo che non ci siamo visti, parliamo di andiamo alla spiccia, che sembro tipo gli sketch di Sanremo. Tra l'altro mi è piaciuta Maria De Filippi a Sanremo, che si sappia. Ho letto di Grazia Di Salvo Brett, bellissimo. 3 stelle, una storia consigliatissima. Costretta sotto tortura, ho letto che comunque ce l'avevo in lista, quindi non è che è stata tutta sta tortura, però comunque costretta da sto pupazzo, ho letto Ron Parrish nel bel mezzo del nulla. A lei non lo dirò mai, non gli accetterò mai che mi è veramente piaciuto questo libro, gli ho dato 4 cuori colorati, 5 stelle e appena avrò i soldi mi andrò a comprare il cartaceo, quindi sapetelo. Ho letto Dove c'è fumo della Wheat, 4 cuori colorati e 5 stelle perché la Wheat non si smentisce mai. Ho letto un libro bellissimo che questo sì, non vedo l'ora di poter comprare il cartaceo qualora lo dovessi trovare. Mi vado a vendere il rene di Apollo. Mi vado a vendere il rene di Apollo per comprare Ian Strachan al di là della tenda, un libro veramente meraviglioso, stupendo, e sono contenta che Isso Pupazzo l'ha diviso con me e mi ha fatto sapere l'esistenza di questa meravigliosa perla, altrimenti non l'avrei saputo e mi sarei persa qualcosa di straordinario. Ho letto di Casey Byrne, l'ultimo, Prendere o lasciare, terzo di una serie delle storie di Toronto, e si conclude qui, il che è un peccato perché c'è un personaggio di questo terzo libro che mi sarebbe piaciuto avesse un libro a parte per sé, ma non ce l'avrà. E almeno così credo, però chi lo sa, io non è che sono, quindi ciao. E magari, quindi, bello, tre cuori, consigliata, la storia di Rick, la zoccoletta e di Jan, il nascosto nell'armadio, che poi esce dall'armadio e trova Rick la cioccoletta, che in realtà non è semplicemente una cioccoletta. Rick ha un passato, una struttura, un significato per il modo in cui si comporta. Dietro la maschera, l'abito non fa il monaco e altre cose belle come questa. Poi ho iniziato, anche se non ero d'accordo e l'ho detto, e lo continuo a ribadire anche se sono già a capitolo 4, anche se mi sto scervellando di capire come può risolversi il problema dell'accoppiamento, anche se Isso Pupazzi mi ha detto fidati che è venuta una roba geniale fuori, fidati e leggi, ho iniziato la rissa Ione Istinto Primordiale, mentre in contemporanea proseguo Harry Potter, 2-3 capitoli alla volta. Harry Potter e i doni della morte, nei 2-3 capitoli alla volta e poi stacco. Non lo so perché.
Io voglio bene Harry Potter, sul serio, tutta la saga di Harry Potter, me ne sono proprio innamorata. E ho visto i film e mi sono studiata e ho visto tutti i video con le storie, eccetera, eccetera. Però ho bisogno di, ne leggo due o tre capitoli e poi ho bisogno di staccare. Sono, forse perché sono una psicopatica nell'anima, può essere. Nuovo consiglio di Masha.gif che ho messo fra le cose da leggere, Luca Bianchini, Nessuno come noi. Perché lei me l'ha raccontato che praticamente è un libro ambientato nel 1987, quindi quando ancora c'era il telefono a gettoni, bim bum bam, i paninari del quale io ero una fiera adepta, io paninara nell'anima sempre. E quindi è un piacere rifare, per chi ha nostalgia degli anni 80, io sono stata bambina negli anni 80, cioè, poi sono stata una giovane adolescente negli anni 90. E ora sono una magnifica donna del 2000 e mi fermerei anche qui. E quindi me lo sono segnata e basta, me lo sono segnata appunto e a capo. Ah, tra l'altro mi ha anche consigliato di vedere il film e Appuntamento con l'amore. Ora sto leggendo appunto quello che sto leggendo. Cosa leggerò dopo che ho detto che sto leggendo quello che sto leggendo? Cioè la rissa Ione, Istinto Primordiale e Harry Potter. Inizierò assolutamente Onde di Velluto di Chiara Venturelli che esce il 9. Così, siccome io che conosco l'autrice nel privato, gli farò audio, preparati perché è pronto in arrivo per te il gritistizio di minchiate vocali su WhatsApp. Sicuramente. Oh, che cosa meravigliosa! Forse mi leverà il follower, l'amicizia e farà finta di non conoscermi mai più, ma. Oh, sti cazzi. Io l'audio te lo faccio, preparati. Ricordati che ho sempre materiale per ricattare chiunque e la qualunque. Quindi non mi defolloware. Ti prego, non mi defolloware. Ok, quindi io direi che abbiamo finito per 7 minuti. Questo sì che è stato un riassunto totale di gritistizie di minchiate. E ci vediamo la settimana prossima, forse, oppure no, chi lo sa, vediamo come me la penso perché sono simpatica proprio io a random. E buona lettura a tutti, buona settimana a tutti, siate felici, fanghirlate, seguite Maria De Filippi al Festival di Sanremo e seguite anche i film perché su Canale 5 c'è la settimana dei film da Oscar e io dovrei colmare certe lacune vergognose. E niente, così. Ciao ciao!